esserci circostanza e coincidenza migliore di questa. Vedo molti ragazzini, credo, delle scuole elementari, dal fatto che hanno il grembiule, e mi ricordo che quando avevo la loro età, non diciamo quanti anni fa, io ebbi modo di capire che esisteva la mafia da alcuni film, da alcuni sceneggiati televisivi. Però la mafia era una cosa difficile da analizzare, da comprendere per un bambino. Soprattutto noi non eravamo bambini così sollecitati come oggi. Mentre gli omicidi, le rapine, i furti già un bambino appaiono nella loro evidenza, la mafia è sfuggente, non sempre visibile. È fondamentalmente l'esercizio di un potere che impedisce agli altri di vivere la loro libertà in tutto o in parte. E il modo più classico di rappresentarla, quella del famoso pizzo, cioè i negozianti che devono pagare a un capo banda, a un mafioso del posto, una specie di tassa molto onerosa per stare tranquilli, non perché debbono essere difesi, ma perché altrimenti verrebbero offesi, verrebbero annientati nella persona o nelle loro cose. E l'esistenza di questo potere nella nostra società, nella nostra realtà, sia un potere mafioso strettamente criminale, sia delle modalità mafiose più sfuggenti, man mano che sono cresciuto e poi per le esperienze professionali che ho fatto si è chiarificato. Ma nel nostro paese sono accadute tante cose che è difficile adesso sintetizzare. È stato per esempio istituito il reato di associazione mafiosa, una cosa difficilissima da teorizzare, eppure ci siamo riusciti, unico paese al mondo. Questo è stato un grande strumento di contrasto. E poi è accaduto che una generazione straordinaria di magistrati ha avuto il coraggio di mettere se stessa a repentaglio, e molti ci hanno lasciato la vita o l'incolumità, la salute, anche a volte quella psicofisica, pur di lottare davvero contro queste associazioni criminali e questa mentalità. Perché oggi celebriamo Falcone? Perché si celebra Borsellino? Non solo perché hanno rischiato, sapendo di rischiare la vita, e l'hanno perduta, ma perché hanno fatto qualcosa di più che invece possiamo fare tutti, eroi e non eroi. Hanno saputo fare il loro lavoro. Quando tante persone si ergono a paladini della giustizia, della legalità, bisogna stare molto attenti. Loro non solo lo hanno detto, ma lo hanno fatto. Hanno pensato, svolto un'attività difficilissima. Hanno portato a termine un maxi processo a centinaia di imputati, di reati che non erano così facili da dimostrare per tanti motivi, condizionamenti, difficoltà a spiegare quali erano i rapporti. E questo famoso maxi processo, ce n'è stato più di uno, ma uno in particolare che hanno portato a termine qualche anno prima del loro sacrificio, è il vero fiore all'occhiello. Loro non hanno fatto chiacchiere, hanno fatto davvero qualcosa di concreto, di importante, che purtroppo è costata la loro vita. Ma se oggi in Italia ci sono 300 omicidi l'anno e a quei tempi ce n'erano quasi 2000, lo dobbiamo anche a loro. La mafia ha dovuto cambiare strategia, esiste ancora, è sempre sfuggente, è sempre invisibile, agisce sull'economia, agisce con i riciclaggi, agisce ancora nello spaccio di droga e di altri, attraverso altri traffici, però non ha più campo libero. È vero che abbiamo avuto tanti latitanti che per anni si sono nascosti, non è vinta la guerra, ma tante battaglie abbiamo vinto. E quindi questa cerimonia di oggi, questo albero che andremo a piantare anche qui, deve essere un ricordo per tutti noi, non solo del coraggio, non solo dell'eroismo, ma della capacità di fare il nostro lavoro, qualunque esso sia, perché è quella la cosa che ci distingue, agire in concreto. Io vi auguro di vivere il vostro futuro in un mondo ancora migliore di quello odierno. La storia ci dà sempre qualcosa e qualcosa ci leva, però spero proprio che il fenomeno mafioso, come diceva appunto Falcone, come tutti i fenomeni umani, avrà termine, perché questo è un fenomeno che deve davvero terminare. Vi ringrazio.